Questo spettacolo è nato, diciamo, abbastanza per caso durante il periodo del lockdown, il primo lockdown. È uno spettacolo che avevo iniziato a scrivere leggendo in realtà alcuni testi di George Simmel, che analizzavano il concetto di comunità, il concetto di socialità e relazione in generale. E, è capitato in realtà che poi contemporaneamente insieme a Giuseppe Pascucci, che poi è l'autore delle musiche appunto di Verde Bianco Rosso, avevamo appunto scritto dei progetti che erano molto simili, entrambi si focalizzavano sul concetto di comunità, ma con un'identità principalmente italiana, quindi su quella che è la tradizione, anche i modi di fare, le caratteristiche degli italiani e dell'Italia in generale. E quindi questo spettacolo è nato, insomma, come una sorta di visione, della nostra visione dell'Italia, una sorta di trip, in cui ci sono due personaggi che in qualche modo utilizzano il movimento danzato, il gesto, la teatralità insieme alla musica, per creare delle situazioni molto riconoscibili ma anche molto paradossali. Il debutto di questa sera è stato molto intenso, anche prima di salire sul palco, perché aspettiamo questo momento da molto tempo. Ho sentito tanta energia da parte di tutti i performer, Mauro Lo Sapio, Giuseppe, anche Claudio De Robertis, che si è occupato del disegno Luci. E sono molto contenta perché dopo tantissimo tempo in cui non abbiamo potuto portare il nostro lavoro in teatro ed essere qui di nuovo tutti insieme per la prima volta. È stato veramente molto intenso, credo sia andata molto bene e vedremo, insomma, speriamo di rivederci presto in altri teatri.